ritrovati a tutti dagli studi del TG di Rete Canavese. La cronaca: i carabinieri di Venaria hanno arrestato un uomo, un 38enne, domiciliato in strada dell'aeroporto a Torino. L'uomo è stato sorpreso mentre con tre complici stava rubando all'interno di una casa Lanzo. La padrona di casa, che si era accorta della presenza dei ladri, ha immediatamente chiamato la centrale operativa del 112 e così in pochi minuti sul posto sono arrivate le pattuglie, che sono riuscite a bloccare l'auto sulla quale viaggiavano i malviventi. È stato arrestato per furto il 38enne e appunto fuggiti invece gli altri tre uomini. E ieri pomeriggio due consiglieri comunali di minoranza di Bosconero, Giancarlo Giovannini e Giuseppe Sireci, più di una ventina di cittadini con loro, hanno rallentato il traffico dell'ex statale 460 in località Borgata Vittoria, proprio all'incrocio col bivio per Bosconero. La protesta è stato l'ennesimo atto messo in campo per sollecitare istituzioni, comune e provincia in particolare, alla realizzazione di una rotonda. L'incrocio infatti è spesso teatro di incidenti stradali anche gravi. Ultimo weekend per la 54esima edizione della mostra della ceramica di Castellamonte. Domani nel pomeriggio la cerimonia di chiusura di una mostra che tra l'altro ha anche permesso di celebrare un personaggio che forse nel tempo è stato un po' dimenticato, il ragionier Giovanni Allaira, nel centenario dalla sua elezione a sindaco, carica che ricoprì durante tutta la Grande Guerra e anche dopo. Il ragionier Cavalier Giovanni nasce il 1 giugno del 1874 da padre Francesco Allaira e mamma Barengo Giovanna. Fa poi gli studi all'Istituto Tecnico Sommelier a Torino e si diploma ragioniere contabile nel 1892. E di qui parte la sua carriera di ragioniere all'interno dell'azienda Giovanni Bianco, quale contabile dell'antico stabilimento di ceramica proprio qui in via Massimo D'Azeglio, dove siamo oggi. Il titolare Giovanni Bianco nel 1902 muore e gli lascia una parte dell'azienda. Quindi immediatamente subito dopo abbiamo nel giugno del 1904 il matrimonio e quindi si sposa con la Teodolinda Bissattini ad Udine. Rientrato Angelo Barengo ci dedica una grande meraviglia, che è il famoso piatto degli sposi. Ancora nel 1905 abbiamo immediatamente l'elezione a consigliere comunale con il sindaco Domenico Forma. Siamo nel agosto del 1905. A questo punto le fabbriche cominciano ad avere un ruolo importante perché partecipano alle esposizioni. In questo caso siamo a Roma nel 1908, che è la prima medaglia d'oro. Nel marzo del 1911 la medaglia d'oro all'esposizione internazionale di Torino del 1911, dove anche qui avrà un grande successo l'azienda. Nel 12 fonda l'ARS, l'Anonima Refrattari e Stoviglie, quindi continuiamo questa logica industriale. Diventa nel 14 titolare del ditta Giovanni Bianco. Questo per noi è anche un anno veramente importante, perché il 26 luglio viene eletto, dopo che è stato consigliere, sindaco. Viene anche a essere giudice conciliatore presso il Tribunale di Castellamonte, che era ubicato presso il Palazzo Botton, e questa è una cosa che diventa negli anni per lui qualcosa di importante. Nel agosto del 14 si trova a dover fronteggiare gli emigrati costretti al rimpatrio forzato qua dai paesi belligeranti, per cui comincia a sentirsi la guerra. L'8 novembre del 14 fa istanza al Regio Governo perché il Comune di Castellamonte sia scelto come sede di un destaccamento di truppe alpine, e dall'altra parte in paese comincia a far costruire la strada in Regione Benasso per andare alle cave di argilla. Sempre nel 15 fa approvare una convenzione tra il Comune e la Congregazione di Carità per l'istituzione delle classi elementari.
Nel maggio del 1915 è il presidente del comitato di assistenza civile. 300 castellamontesi sono inviati al fronte e quindi si costituisce un comitato di assistenza civile per assistere materialmente e moralmente i soldati al fronte mediante l'invio di documenti, di generi alimentari, di indumenti, di generi di conforto e per assistere anche le famiglie dei soldati e dei deceduti. Ancora, sempre nel 15, dà asilo ad un gruppo di 53 profughi sloveni che vengono affidati alla comunità castelmontese. A fine dell'anno, nel 15, viene nominato cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia. A dicembre del 1915 vengono a essere dichiarate le industrie di ceramica di Castellamonte aziende ausiliarie di guerra. Nel marzo del 16 viene approvato nel Consiglio Comunale la costruzione di una strada che collegherà la piazza, ora Piazza della Repubblica, con la filovia Cornier-Ivrea. Nel sempre settembre del 16 istituirà poi le classi elementari presso le frazioni di Spineto, di Figlie e di Sant'Antonio. Ancora, sempre a fine dell'anno del 1916, concorre con 100 lire mensili alla raccolta dei fondi per le famiglie bisognose dei militari chiamati alle armi, sempre legate al Comitato di Assistenza Civile. A fine dell'anno estende ai numerosi prigionieri di guerra i benefici riservati anche ai nostri soldati. A marzo del 17 apre una nuova piazza, quella di Nerione San Grato, che oggi si chiama Piazza Zucca ed è legata all'ascito del Giovan Battista Zucca. Nel giugno del 17 costituisce l'ente morale ricovero mendicità Domenico Romana. A fine dell'anno alloggia nel palazzo di via Cesare Battisti una colonia di friulani, reduci dal Venezia Giulia. Nel 18 finisce la guerra al 4 novembre e sono rimasti al comitato dei soldi che verranno essere destinati 100 lire per ogni orfano di guerra residente al comune di Castellamonte e il rimanente, le 10.000 lire, viene destinato all'allestimento del futuro monumento ai caduti. Il primo dicembre del 1918 conferisce la cittadinanza onoraria al Presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, e Sua Maestà Elena del Montenegro gli riconoscono un attestato ricordo per perpetuare il ricordo delle sue funzioni municipali disimpegnate durante quegli anni terribili, libertà, giustizia e civilizzazione. Nell'aprile del 19 costruisce una strada urbana di raccordo tra la provinciale Castellamonte-Rivarolo e la strada Castellamonte-Cornier, la via Educ. Il 17 novembre del 19 muore Felice Faccio e il sindaco gestisce il lascito di 50.000 lire donate al comune e inizia le pratiche per l'istituzione della scuola d'arte ancora oggi a nome del benefattore Felice Faccio. Nel 20 si fa promotore di un accordo tra gli industriali della ceramica e i lavoratori terraglieri che prevede il riconoscimento delle 8 ore lavorative giornaliere e degli altri benefici, le ore straordinarie, le ferie. Il 6 gennaio del 1920 istituisce invece un servizio di ostetrice rivolto agli abitanti poveri del concentrico e delle frazioni. Ancora, sempre nel marzo del 20, c'è tutta la parte della sistemazione dell'acquedotto e dell'illuminazione elettrica del concentrico. La strada intercomunale di collegamento tra Baldissero e Avistrorio sul versante destro, orografico della Val Chiusella. Dopo la guerra c'è tutto un mondo che lega il Cavalier Giovanni all'apertura e, delle nuove aziende e all'acquisizione dei vari soci. Nel 1920 è socio di tutte le fabbriche della famiglia Sabiniano Pollino. Nel 21 è titolare della Giuseppe Buscaglione e Fratelli e quindi l'acquisizione della fabbrica di stufe Franclini, potaggeri economici proprio dei fratelli Buscaglione. Nel 21 la fondazione della ICRA, Industrie Ceramiche Riunite all'Aira, che riunisce in un holding le 10 fabbriche in una sola, con l'emissione delle azioni anche. Nel 23 è socio della fabbrica italiana del Gresse Affine. Nel maggio del 24 decade dalla carica per questa prima parte, quindi lascia la parte comunale.
E domani sotto i portici del comune, sotto l'arco di Pomodoro, l'appuntamento sarà con Peccati di Gola, un confronto gastronomico tra canavese e biellese. Allora, questa iniziativa è nata a inizio anno, quando io e il mio vicepresidente che appunto decidiamo le manifestazioni da organizzare durante l'anno, e così ci siamo messe a cercare su internet e sono saltati fuori questi signori di Biella che hanno organizzato il Festival del Risotto. Li abbiamo contattati e loro sono stati ben favorevoli a questa nostra iniziativa, sono venuti su a Castellamonte. All'inizio subito si pensava di fare solo le specialità del biellese, poi invece abbiamo detto ma no, perché non confrontarci con i ristoranti del canavese, e così abbiamo fatto un giro di ristoranti qua del canavese. Roberto Marchello ha subito deciso di partecipare a questa nostra manifestazione, e domenica sotto all'arco di Pomodoro prepareremo i tavoli e si mangerà lì, sperando che la giornata insomma sia favorevole, mentre invece sotto i portici ci saranno due chef del biellese e due chef dei Tre Re che cucineranno e si confronteranno appunto con i loro piatti. E l'intenzione è andare avanti tutto il giorno, non solo a mezzogiorno, anche alla sera e anche durante la giornata. Se ci saranno persone che vengono a visitare il nostro stand, pensavamo di fare uno zabaglione con il pasta di Meliga e anche il Bunet. In caso di pioggia ci spostiamo tutti sotto i portici, la manifestazione verrà comunque fatta. Quattro chef, due del biellese, due dei Tre Re, sotto i portici, abbiamo detto, per cucinare sostanzialmente che cosa? Sicuramente verranno usati totalmente prodotti del canavese, quindi dal salame di patata, alla carne di fassone, alla polenta del pignoletto rosso, i nostri agnolotti, la finanziera che è un classico piatto piemontese che oramai facciamo più in pochi, e poi lo zabaglione per concludere il tutto, accompagnato con delle paste di Meliga. Mentre i nostri compagni chef di Biella verranno a fare due risotti, uno con l'erbaluce e uno con la toma maccagno, accompagnata dalla paletta biellese con insaccato tipico delle loro valli, e poi accompagneranno il tutto anche con dei canestrelli e con ratafià, che è il loro liquore tipico di Andorno, che si trova nel biellese. Sempre domani alle 16 in Piazza della Repubblica, Fisarmonica Mania, che spettacolo, la fisarmonica in concerto, e poi la chiusura, l'ufficiale chiusura della 54esima mostra della ceramica, 11esima mostra di arti applicate. In occasione della riapertura del Museo Civico Garda e dell'avvio al suo interno delle varie attività didattiche e laboratoriali, le scuole primarie e dell'infanzia di Ivrea e dell'intero territorio potranno prendere parte a un interessante concorso. Si intitola Il mio museo è, al quale collabora attivamente anche l'associazione Gessetti Colorati. Gli alunni, singolarmente oppure in gruppo, come preferiranno, possono realizzare disegni, foto, poesie, racconti, pensieri per illustrare la propria idea o immagine di museo. Gli elaborati poi dovranno pervenire su formati a 3 o a 4 entro il 29 di settembre. Tutti i lavori saranno poi esposti ad Ivrea in piazza Ottinetti sabato 4 di ottobre in occasione della manifestazione Una piazza in gioco. E si svolgerà domenica prossima in tutto il Piemonte la giornata del volontariato, col coinvolgimento delle associazioni presenti e attive nelle diverse realtà. Una regione, la nostra, nella quale operano ben 3.000 associazioni, delle quali fanno parte 500.000 volontari impegnati in diversi settori, dal socioassistenziale all'ambiente, beni culturali, protezione civile, sanità, sport. Noi vogliamo tener conto di due aspetti fondamentali: valorizzare il volontariato come risorsa, perché siamo in un momento storico in cui abbiamo la necessità che le risorse umane diffuse nelle comunità della nostra regione diventino un elemento di progettazione condivisa degli interventi a favore delle persone, in particolare delle persone più fragili. Ma vogliamo valorizzare la risorsa del volontariato tenendo conto delle specificità anche territoriali
perché ogni realtà di volontariato è espressione di una comunità, nasce da una specificità, da una peculiarità che lo contraddistingue, e quindi la volontà di non fare un evento centrale e univoco per tutto il Piemonte, ma di costruire delle iniziative diffuse a livello territoriale, a livello delle diverse comunità, ci sembra una modalità più adeguata, più efficace per valorizzare lo specifico e la peculiarità di ogni realtà che in qualche modo rientra in questo ambito. Per cui ecco, sono entrambi gli elementi che devono essere tutti presenti: il volontariato come risorsa per il bene comune e la peculiarità di ciascun territorio come bacino in cui queste risorse si realizzano. Noi stiamo parlando di migliaia di persone, le stime ci dicono più di 3.000, ma quelle che conosciamo, poi immaginiamo che ci siano anche tante realtà informali, no? E tante persone che senza essere conosciute formalmente danno tempo ed energie alle persone più bisognose. Parliamo di una realtà importantissima, parliamo di una realtà decisiva, sia per l'aspetto quantitativo, cioè sono tante le persone, tantissime le persone che manifestano il loro senso di cittadinanza e quindi di appartenenza alla comunità, dando il loro tempo, dando le loro competenze a rispondere a dei bisogni. Quindi stiamo parlando di tantissime realtà, tantissime persone. Diciamo che probabilmente, anzi sicuramente, il numero delle persone coinvolte è anche molto di più di quello che noi conosciamo. Noi vogliamo far conoscere quello che fa il volontariato e come veramente è diventata una colonna portante di questo welfare, di questo Stato che deve occuparsi dei più fragili, dei più bisognosi, proprio perché stanno aumentando addirittura le povertà economiche. E il cosiddetto pacco della San Vincenzo, molto snobbato nei tempi antichi, adesso le mense sono quadruplicate, gli armadi dei poveri, gli indumenti, insomma siamo tornati proprio agli anni 50. Questo significa che c'è una crisi profonda e soprattutto che ci sono dei nuovi poveri, noi lo diremo in questa conferenza. Chi è nato povero, non dico che è abituato alla povertà, ma comunque riesce comunque a convivere e a lottare. Ma chi stava bene, una famiglia normale, che perde il lavoro, che perde la casa perché non può pagare il mutuo, perché perde il lavoro a 50 anni e non riesce più a dar da mangiare ai propri figli? Un signore, mi dicevano alla mensa dei poveri, chiamiamola così, che è andato con i figli, lui camicia e cravatta, perché non poteva più mangiare, dar da mangiare ai suoi figli, è un degrado, è un senso di umiliazione tremenda. Ecco, allora noi vorremmo, abbiamo deciso di non fare convegno, ma andare tra la gente, andare per le strade, andare per le piazze, aprire le nostre sedi, non per far conoscere le associazioni, ma per far conoscere i bisogni e le risposte che le associazioni sono in grado di dare a questi bisogni. E quindi un appello a ritagliare del tempo, non perché ci si sente buoni, ma perché ci devono essere cittadini solidali e responsabili. In questi 8 anni il cambiamento è stato evidente, sono nate associazioni che si occupano di problemi che 8 anni fa non c'erano. Il volontariato, come dico sempre, è la prima sentinella della società, vede il cambiamento della società e si inventa risposte nuove. Devo dire che sono nate tante associazioni legate ai diritti, alla tutela delle persone in difficoltà, ma ci sono dei segnali anche molto buoni, perché oltre a discutere e fare battaglie per i diritti sta crescendo però anche la voglia di fare. Questa crisi sì, ha spaventato le persone, ma c'è ancora un tessuto sociale forte, per cui di fronte a un amico in difficoltà non aiuti solo lui, ma provi ad inventarti una risposta un po' più sistemica che coinvolga più persone in difficoltà e soprattutto più volontari. A San Giorgio la Croce Rossa celebra il 30° compleanno, l'apertura delle manifestazioni già oggi nel pomeriggio con l'inaugurazione dei mezzi e la mostra dei mezzi storici, e poi un pomeriggio insieme ai più piccoli. I piccoli volontari crescono. Domani ci sarà il ritrovo alle 9.30 del mattino presso la sede e poi alle 10.15 la sfilata per le vie del paese con la Filarmonica Carlo Botta di San Giorgio.
San Giorgio alle 11 la messa, poi la benedizione di un'ambulanza storica alle 12.15 e il pranzo presso il Salone Falconieri. Oggi pomeriggio invece al campetto di Salassa, primo memorial a distanza di un anno dalla morte, intitolato a Giovanni Di Bello, il carabiniere di Quornier morto in un incidente sulla pedemontana con l'eretto nella notte del 21 settembre di un anno fa. Al quadrangolare di calcetto con squadre di amici, conoscenti di Giovanni, è seguito poi un rinfresco, sempre ovviamente in sua memoria, al bar Parlapà in via Stazione a Salassa. Domani, per i suoi 20 anni di attività, la pasticceria Giovetti di San Giorgio ha organizzato una giornata tutta dedicata alle sue specialità dolci e salate. Giusy Milana, cuoca della cremeria Giovetti, gran cuoca, lo dico da assaggiatrice regolare. Che cosa è in riservo per la festa del 21 settembre? Dunque, noi abbiamo pensato di fare una panoramica su quello che sono in genere i prodotti un po' di spicco, no? E poi dare un assaggio di un'eccellenza, di una cosa che facciamo in generale che ci richiedono. Quindi, vabbè, una piccola sorpresa. Penso a una pasta fresca o qualcosa del genere, poi una panoramica, ripeto, su quelle che sono le nostre eccellenze, i nostri punti un po' più di forza per quanto riguarda il pranzo e la pericena, perché noi facciamo, non ci basiamo molto sulla cena, ma facciamo apericene, che sono proprio tutti gli assaggi un po' particolari della nostra produzione. Tanta infatti è la fantasia anche normalmente, insomma, nelle giornate normali, quotidiane del vostro ristorante, quindi insomma presumo, ecco, magari mi chiedevo se c'è qualche novità in serbo per l'autunno. Ogni giorno per me è una novità, diciamo che metto a frutto quelli che sono i prodotti del momento. Adesso ci sono i fichi, uso molto il salato con la frutta, per cui sempre solo prodotti del momento. Poi ovvio che non si può sempre solo basarsi sul prodotto al momento, a volte usiamo cose che purtroppo sono di regola tutto l'anno. Sì, io me le studio tutti i giorni, ogni giorno cerco di dare un prodotto diverso e nuovo, ma perché lì sta la passione, sennò mi annoio, come dico sempre. So che avete in riservo tante belle novità, tante belle cose da proporre. Sì, ci siamo organizzati con vari stand, che ci sarà lo stand della cucina, lo stand del cake design e della pasticceria in sé, che faremo tanti piccoli assaggi di o pasticceria salata o pasticceria dolce. Poi bisogna ancora giusto pensare come organizzarsela bene, però comunque siamo nei preparativi più assoluti e estremi per presentare al meglio la pasticceria. Sì, tra l'altro sarà una giornata pienissima, partirà dalla mattina, andrà avanti fino alla sera e proprio avete l'occasione di proporre a tutta la clientela che sarà presente tutta la vostra gamma di prodotti, appunto, dalla pasticceria, l'aperitivo la sera, la cucina al giorno, insomma, e la degustazione anche dei vostri prodotti. In particolare c'è qualche prodotto che presenterete o comunque su cui punterete maggiormente l'attenzione quel giorno? C'è in particolare la nostra prima scelta, che praticamente i biscotti sono la parte generale della pasticceria, e poi ci saranno tante piccole cose in programma che adesso decideremo e sentiremo i grandi capi che cosa vorranno fare. Claudia Marcato, la pasticcera con la P maiuscola della cremeria Giovetti. Insomma, questo 21 settembre è una data veramente, veramente importante anche per te, perché sei qui da sempre, se non erro. Sì, è molto importante perché comunque è la realizzazione di un sogno che avevamo io e gli altri due miei titolari. E l'abbiamo realizzato con questo locale che rispecchia appieno tutta la nostra passione per la pasticceria, per il cibo in se stesso, per le tradizioni, per la genuinità e per la bellezza. Sì, che tra l'altro so essere gli ingredienti principali con cui tu lavori. Sì, mi piace lavorare con ingredienti freschi, genuini, di alta qualità. E soprattutto far contenti i clienti, nel senso che il dolce è il clou, no? Di qualsiasi cena, di qualsiasi festa, per cui deve essere buonissimo ma anche bellissimo. Tanto vale la stessa cosa anche per la cucina in se stessa, deve essere bella da presentare ma molto buona.
Garantisco per tutti i clienti. Ascolta, il 21 settembre come si svolgerà questa festa dei 20 anni di Giovetti? Allora, il 21 settembre abbiamo intenzione di dimostrare a tutti i nostri clienti che non siamo solo cremeria, o non siamo solo ristorante, o non siamo solo pasticceria, ma siamo la globalità. Nel senso che noi faremo assaggiare di tutto un po' la nostra produzione, che va dal dolce al salato, pasticceria dolce, pasticceria salata, cucina, biscotti, di tutto un po', gelato, i nostri aperitivi, cioè in toto tutto quello che abbiamo realizzato in 20 anni di attività, con la ricerca comunque di antiche ricette, con la ricerca di ingredienti dimenticati anche, tipo il grano spezzato, tutti questi ingredienti che non si utilizzano più ma sono buonissimi. Senti, so che c'è anche un'iniziativa che coinvolgerà i clienti, sia quelli che verranno qui ma anche quelli che vi seguono attraverso il social network. Esattamente, nel senso che noi abbiamo inventato, diciamo così, una torta, ma siamo ancora indecisi sul nome. Per cui invitiamo tutti i nostri clienti e non a aiutarci a trovare questo nome, che dovrà essere particolare e sfizioso, mettiamola così. E invitiamo tutti i nostri clienti appunto a aiutarci a trovare questo nome, ma degustando la torta, per cui sapendo di cosa si tratta, trovare un nome un po' carino, un po' simpatico da proporre. Torino si candida a capitale delle Alpi, sarà infatti il capoluogo piemontese ad ospitare il 21 di novembre un incontro al vertice dedicato alla montagna, la 13ª conferenza delle Alpi, che vedrà riuniti i ministri dell'ambiente e le delegazioni di 8 paesi alpini firmatari della Convenzione delle Alpi presso il Museo della Montagna. Ma è un evento molto molto importante per il nostro territorio, ma per tutto l'arco alpino, e fare il punto a 20 anni di questo lavoro sulla Convenzione delle Alpi, programmare un'attività futura, quindi ritengo una tappa veramente molto importante per i nostri territori montani, per le terre alte, ma non solo. Si farà il punto della situazione, ma soprattutto legare questo al prossimo settennato anche di finanziamenti europei, quindi pensare poi a una progettualità che sia inclusiva, completa, organica per questa realtà che finora è stata marginale ma che può diventare sempre più centrale per la nostra regione. Come si prepara Torino a ospitare questo appuntamento? Torino si prepara con degli appuntamenti importanti con i diversi attori istituzionali che lavorano e che faranno vedere anche un po' la montanità della città e del nostro territorio piemontese. La nostra storia, il Piemonte, proprio i piedi dei monti, è una realtà che è molto montana, quindi sarà una bella vetrina anche. Ci sono i governi di 8 paesi e dell'Unione Europea che si riuniranno in questa sede per valutare il lavoro fatto in 2 anni e deliberare in merito. I temi sono molti, innanzitutto ne abbiamo parlato prima, c'è la strategia macro-regionale per la regione alpina, che sottintende che non si parla di montagna in quanto isola, ma si parla di montagna in rapporto con la pianura e la città. Permettere di vivere bene in montagna a chi ci sta vuol dire che si presidia il territorio, e i benefici che ne vengono a tutti dalla montagna sono molti, anche per chi vive in città. Ci saranno eventi di tipo amministrativo con il comitato permanente, che è il corpo esecutivo della convenzione, e eventi politici, ma anche eventi culturali a contorno ed eventi preparatori per i prossimi impegni, come per esempio per l'Expo 2015. L'economia, la grande economia in passato si è sviluppata dove c'era acqua, e l'acqua viene dalle montagne, quindi voglio dire, se certi paesi hanno un'attività produttiva molto alta è anche grazie alla montagna, non la si può però lasciare a se stessa. Ed è quello che sta accadendo? Sì, è proprio quello verso cui stiamo andando, è la strategia macro-regionale per la regione alpina. E questo è un segnale, si parla di una strategia per una regione che fa perno sulla montagna, ma che non è solo montagna, mette in rapporto chi vive in montagna sempre di più e sempre meglio con chi vive in pianura in città.
Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie di essere stati con noi e buon proseguimento di giornata su Rete Canavese.